vi parlo di materiali. Chiaramente questa non è la sede per fare un seminario sulle peculiarità di un materiale piuttosto che un altro, però è importante parlare di materiali perché, appunto, visto che ci troviamo in un momento di ricostruzione, siamo per forza costretti a fare i conti con questi elementi, soprattutto perché oggigiorno, quando mettiamo mano a un edificio, non mettiamo più mano a una cosa ferma, statica. Certo, è statica perché la struttura è statica o iperstatica, secondo, visto che siamo dei tecnici, possiamo parlare di queste cose, ma dobbiamo capire che gli edifici oggigiorno, sia quelli esistenti che quelli futuri, ovvero quelli che devono essere realizzati, devono essere assimilati a tipo a un automezzo, ovvero devono dare prestazioni. Queste prestazioni possono essere sia di carattere energetico, quindi non devono essere energivori, e chiaramente prestazioni strutturali. Benissimo. Capiamo pertanto che i materiali perché diventano importanti? Perché in base a determinate scelte che vuoi per forza che devo fare come adesso, vuoi invece di progettazione, diciamo incidono moltissimo sulla tipologia di costruttiva e soprattutto sul costo dell'edificio che mi verrà, cioè che verrà progettato o sul quale sarà realizzato l'intervento. Bene. Negli ultimi 20 anni i materiali si sono evoluti molto sotto l'aspetto tecnologico, sono state scoperte nuove tipologie, nuovi elementi e soprattutto si sono trovate dei materiali composti. Bene, ho visto, ecco, c'è già il... Pertanto, quando interveniamo su un edificio, nel nostro caso appunto la ricostruzione per il sisma, e sono edifici tradizionali, non abbiamo più, fortunatamente, e forse tutti i tecnici non lo sanno, a disposizione il solito tipo di materiale, laterizio, calcestruzzo e via dicendo. Abbiamo, la tecnica ci fornisce dei supporti che un giorno, una volta non c'erano. Chiaramente hanno un costo questi materiali, pertanto, per esempio, soprattutto nei ripristini strutturali possiamo avere dei pultrusi che sono degli elementi, sono delle fibre che possono essere in carbonio, insomma non entriamo nel particolare, ma rimane il fatto che hanno un costo questi materiali, pertanto il tecnico deve capire quali usare e fare anche un computo totale della spesa e, naturalmente, dove possibile, verificare se è conveniente metterlo a posto, ristrutturarlo, oppure demolirlo e ricostruirlo. Quindi verificare appunto se c'è la sostituzione edilizia, ovvero ricostruire, sia conveniente, perché, solito discorso, torniamo al punto di partenza, dobbiamo verificare che cosa? La prestazione dell'edificio e alla fine capiamo che è importante la progettazione, è importante qualsiasi cosa che ruota attorno all'edificio, ma i materiali sono la cosa fondamentale. Pertanto siamo tutti tecnici, qua bene o male siamo dei tecnici, queste cose le sapete, ed è giusto che queste cose, queste nozioni siano riversate sull'utente finale, quindi il cliente, quindi il proprietario, quello che deve intervenire su questi fabbricati, perché sappia di che cosa si tratta e pertanto faccia le sue scelte nel modo più opportuno, tramite noi naturalmente. Sostanzialmente direi che i materiali, ho detto tutto, a posto.